È già stato sviscerato bene dai colleghi che sono intervenuti, quindi spero di riuscire a contenere i tempi dell'intervento. Al contrario di Turci, noi siamo riusciti a prendere appunti su tutti gli interventi, sia di oggi che anche quelli che si sono svolti in commissione. E partiamo proprio dalla commissione, perché lì erano emerse una serie di perplessità, di domande, di quesiti che poi scaturivano in una preoccupazione per quello che ci si chiedeva di fare con questa delibera. Premesso che credo che nessuno in questo Consiglio sia qui per negare un'esigenza che è un'esigenza condivisa, cioè la necessità di investire nelle infrastrutture della nostra provincia. Questo credo che sia una cosa che sta a cuore a tutti, quindi mi preme chiarirlo in modo che non vi siano fraintendimenti. Però se alcune delle questioni che venivano poste in commissione sono magari state chiarite, altre rimangono delle incognite. Perché io ho ascoltato ad esempio con estrema attenzione l'intervento del dottor Giordano, il quale in un passaggio, se non ho preso male appunti, ma non credo, ci ha detto, e questo farebbe bene anche a sentirlo il consigliere Turci, che forse non ha preso appunti neanche su questo, che il piano industriale, ce l'ha detto il dottor Giordano, se sbaglio mi corregga, lo stanno rivedendo, così mi pare abbia detto, perché vi sono state variazioni in seguito alla crisi. Quindi, se ho capito bene, non c'è ancora un piano industriale completo che ci chiarisce effettivamente qual è il programma, perché ci ha detto, se non ho capito male, che lo state rivedendo. Quindi un'idea generale sicuramente ci sarà, lo spero, ma c'è ancora qualche pezzettino da rimettere a posto. E voi capite che con qualche pezzettino da rimettere a posto, il fatto che ci venga chiesto di contribuire a un aumento di capitale di una certa rilevanza, perché parliamo di milioni di euro, lascia quantomeno preoccupati. Poi, sempre per tornare all'intervento di Turci, io sinceramente faccio fatica a volte a comprendere la coerenza degli interventi, perché sia di Turci che anche un po' di quello che era stato, io lo ricordo bene, l'intervento di Podestà del Presidente nel discorso inaugurale. Perché vado a memoria, anche qui se sbaglio correggetemi, ma a me pareva di ricordare che Podestà in quel frangente avesse detto: dobbiamo poi riflettere anche sulla nostra presenza nelle partecipate. Se mi fa sì con la testa, quindi direi che ricordo bene anche in questo caso. Dobbiamo riflettere sulla presenza nelle partecipate. È passato un anno e mezzo, non ho visto nessun cambiamento nella nostra presenza nelle partecipate, vedo però qui una delibera che ci chiede un aumento di capitale. Allora io qui incomincio a non capire più niente, perché no, non trovo la coerenza. In più, Turci, ecco, torno a quello che ci aveva detto prima Turci, ci diceva che sì, adesso è favorevole a questo aumento di capitale, però sì, sarebbe anche ben disposto a vedere la nostra fuoriuscita da ASAM. E allora qui incomincio a veramente vacillare, perché non trovo un filo logico. Puoi dare, va bene, accoglierò questo. E condivido le riflessioni fatte dai colleghi del PD, adesso non sto a citarli tutti, perché più o meno hanno nei vari interventi fatto una riflessione anche sulla eccessiva presenza nella partecipata della Pedemontana, un 68% è impegnativa come cifra. Lo vediamo poi anche da quello che è la cifra che scaturisce dall'aumento
dall'aumento di capitale. Ora, io lo so che molti dei consiglieri qui presenti hanno questo incubo di quello che fu e continuano a guardare al passato. Noi però, sinceramente, di questa visione in retrospettiva, perdonatemi il termine, ce ne frega poco. Noi vorremmo occuparci del futuro, anche perché le condizioni generali, economiche, cambiano nel corso degli anni. E questo l'hanno ricordato anche i colleghi retrospettivi della maggioranza, che ci hanno più volte detto ma era una situazione ben diversa quando c'era Penati, non eravamo nella crisi, ora siamo nella crisi. Beh, allora prendiamone atto, anche quando andiamo a fare queste delibere, che non è quel tipo di situazione. E quindi cerchiamo, e qui vado a concludere, perché credo che non ci sia più molto da aggiungere, anche perché, ripeto, molto hanno già detto anche i colleghi. Cerchiamo, quando si propongono dei ragionamenti e delle riflessioni, poi negli atti che andiamo a fare, di essere conseguenti e non contrari a questi ragionamenti. Quindi io credo che noi dell'Italia dei Valori non potremo dare la fiducia, come così ci è stato chiesto dal capogruppo del PDL e dal presidente Podestà, su questa direzione che ci propone questa delibera. Non voteremo a favore, questa è la nostra scelta. Grazie. Grazie. Prima di fare la dichiarazione di voto a nome del gruppo dell'Italia dei Valori, mi preme sottolineare che, nonostante oggi abbiamo avuto in più frangenti, in più momenti, la presenza del presidente della provincia Podestà, peraltro in quest'ultimo caso proprio sull'argomento della Serravalle, attendiamo ancora tutti noi dell'opposizione che il presidente Podestà risponda alle 10 domande che l'opposizione gli ha fatto su un documento scritto e firmato da tutta l'opposizione proprio sulla Serravalle. Quindi peccato, si è persa un'occasione per avere il presidente che rispondesse in modo chiaro a quelle 10 e importantissime domande. Ha tentato oggi invece di replicare a quelle che sono state le osservazioni nate dal dibattito. Sottolineo, ha tentato, perché secondo noi non c'è riuscito. L'unico punto su cui ci possiamo trovare d'accordo è sul fatto che non bisogna svendere la partecipazione che abbiamo nelle varie partecipate, scusate il gioco di parole. Ma questo è l'unico punto, perché nel momento in cui, come già è stato sottolineato da altri colleghi e da altri gruppi, non vi è chiarezza su qual è il piano industriale, non si può venire a parlare di investimento sicuro, sicuramente no. Quindi credo che le contraddizioni che avevamo sottolineato rimangano tutte, come rimangono le perplessità e ancora di più rimangono le preoccupazioni. Per questa ragione noi dell'Italia dei Valori voteremo contro. Grazie. Grazie.